Buongiorno, sono Eugenio Saltavelli del sito www.investimentivincenti.it, il sito che parla di opzioni, analisi intermarket, analisi ciclica e analisi statistica. Oggi volevo proprio parlare di analisi statistica, fare una statistica più dettagliata sull'attuale ribasso. In particolare qua vedete in pallini blu, quadratini blu, l'indice S&P 500 a partire dal forte ribasso iniziato il 19 settembre, i dati sono aggiornati a lunedì 27 ottobre. E negli altri pallini sono i ribassi in percentuale con correlazione maggiore nel passato, dati giornalieri, correlazione maggiore di 0,93. Come vedete, la correlazione massima è 1. Visivamente questi assomigliano meno, ma la correlazione è alta perché la sequenza di ribassi e rialzi è simile a quella dell'S&P 500. Comunque vedete che ci sono solo due casi con analogie forti, proprio come andamento, visivamente anche oltre che come correlazione, e andiamo a vederli in dettaglio. Questi due casi sono il 29, ottobre del 29, marzo del 32, che assomigliano molto. Allora, iniziamo con l'ottobre del 29. L'ottobre del 29 e la discesa è stata maggiore perché abbiamo avuto un ribasso fino al 43%. Attualmente siamo al 33%, quindi ci mancherebbe un 10%. Però dopo, a parità di giorni, dovrebbe essere intorno al 10%. In proporzione come giorni, intorno al 23 ottobre dovrebbe essere già iniziato un rimbalzo. Nel caso invece del 32, che assomiglia molto, sicuramente un primo rimbalzo dovrebbe iniziare in proporzione come giorni il 28 ottobre, poi ci sarebbe un ulteriore ribasso, poi di nuovo un rimbalzo. Questo se paragonato a quei mercati. Ovviamente ogni ribasso ha una sua storia, ma certamente se il ribasso continuasse, andremmo fuori statistica, sarebbe un ribasso unico nella storia, assolutamente. Quindi ripeto che mancherebbero pochi giorni o dovremmo essere imminenti assolutamente a un rimbalzo. Per vedere invece i dati, vi faccio vedere anche la media di tutti i dati precedenti che assomigliano, tutti i ribassi che assomigliano. Come vedete, qui avremo o a partire dal 28 ottobre o a partire dal 6-7 novembre un inizio di un rimbalzo. Questa lettura va fatta soprattutto dal punto di vista dei tempi più che dei prezzi. E io la utilizzo in questo modo, per i tempi e la confronto con altri tipi di analisi. Se altri tipi di analisi mi dicono rimbalzo, allora le due analisi, questa che è un'analisi statistica e l'altra che ha altri criteri, acquisiscono maggior valore. Ora invece vediamo sempre al ribasso, però a partire dal minimo del luglio, del 15 luglio del 2008, dove poi è stato un rialzo fino alla fine agosto, ribasso, rialzo fino al 19 settembre, breve di rialzo, e poi di nuovo giù fino all'attuale ribasso. Anche qui ho trovato le maggiori correlazioni superiori a 0,9, ma subito andiamo a vedere la media di queste correlazioni. Come vedete, anche qui dovremmo avere entro il 27 ottobre circa, mediamente, rispetto al passato, l'inizio di un rimbalzo. Se no si va fuori statistica, assolutamente fuori statistica, la correlazione è 0,92. E la prosecuzione del ribasso sarebbe assolutamente fuori statistica. Da ultimo, invece, andiamo a vedere i maggiori ribassi del Dow Jones. Questa volta non vado a fare un'analisi di correlazione, ma proprio vado a vedere i principali ribassi della storia: luglio del 14, ottobre del 29, novembre del 34, marzo del 32, del 31 novembre, marzo del 32, ottobre dell'87. E li ho messi insieme, sono sempre dati giornalieri, questa volta è il Dow Jones. Come vedete, siamo sicuramente nella media dei più grossi ribassi della storia. È stato superiore a quello del 14, guerra, seconda guerra mondiale, e quello del 29, però come tempi rispetto a questi qua che sono stati maggiori, sicuramente questi hanno avuto prima un rimbalzo rispetto a questa data. Rispetto invece a quello che assomiglia molto del novembre del 31, avremmo ancora il rimbalzo dovrebbe iniziare perlomeno intorno al 4 novembre. E potrei proseguire ulteriormente a ribasso rispetto a quello dell'ottobre dell'87. Il rimbalzo è iniziato ben prima, come vedete, nell'ottobre dell'87. Nel caso invece che assomiglia molto al marzo del 32, è imminente, diciamo, entro il 31 ottobre l'inizio di un rimbalzo. Altrimenti siamo assolutamente fuori statistica con i più grossi ribassi della storia. Quindi io sto molto allerta, ma certamente
una prosecuzione del ribasso è assolutamente fuori statistica e le probabilità per chi attualmente è in attesa di un rimbalzo e prende magari già posizione per questo rimbalzo imminente dal punto di vista temporale, ripeto, certamente chi opera in questo modo sta operando nettamente con le probabilità a favore. Bene, vi saluto da Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it.